Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, so no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like it's swinging by, and swing my heart across the line, in my face in flashing signs. Seek it out and we shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the word is sold, I'm just doing what we're told. I feel something so wrong, doing the right thing. I feel something so right, doing the wrong thing. Me feel like lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, so no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Inizia il secondo appuntamento della settimana con le Cantine di Platone. Ben ritrovati, io ringrazio Sara e Nico per la loro musica. Questa settimana abbiamo il piacere di ospitare nel nostro salottino culturale un nuovo autore che è venuto a parlarci qui del suo libro. Ho il piacere di presentarvi Roberto Baldini. Ciao Roberto. Ciao. E ben ritrovato. Grazie. Accomodati pure, perché entriamo subito a parlare del tuo libro. A proposito di noi, questo libro è un libro d'amore, sì. Ne parlavamo un po' ieri, e vorrei un attimino leggere la sinossi del libro, così da far capire al nostro pubblico di che cosa si tratta. I protagonisti sono Claudio, che è il protagonista maschile, sì, che è innamorato di Marg. E lui è un bravo ragazzo, volenteroso, amichevole con tutti. Lei, Marg, è la reginetta della scuola, bella, bionda, occhi azzurri, inarrivabile. Poi c'è Karen, che è la migliore amica di Claudio, l'opposto di Marg. Mora, occhi viola, mai un vestito alla moda. Si conoscono da una vita. Lui è convinto che Marg non lo consideri nemmeno e che Karen sarà sempre solo un'amica, ma non sa che entrambe lo vedono sotto un'altra luce, sono innamorate di lui. Non sarà tutto semplice, con ognuna di loro si troverà davanti a difficoltà, all'apparenza insormontabile, incomprensioni, gelosie. Claudio dovrà affrontare tutti questi problemi, partendo dagli anni spensierati della scuola fino ad essere catapultato nel mondo del lavoro. Può un banale litigio soffiare via tutto l'amore in un colpo solo? Un'incomprensione far finire una storia e dare la scintilla a un'altra? Di questo parla questo romanzo, delle difficoltà che si incontrano in una storia d'amore e come cercare di superarle per arrivare al fatidico e vissero felici e contenti. Tu sei una persona a cui piace il finale e vissero felici e contenti? No. Ah, io se l'ho sempre detto nelle varie presentazioni, questo libro è anti-disneyano. Vale a dire che nelle storie appunto di Walt Disney impiegano un'ora e mezza per arrivare al fatidico bacio, poi sì, sono contenti e vanno via. Io mi sono sempre chiesto, ma dopo? Cosa mai succede? Un litigio, mai un voglio uscire caro, no, stiamo a casa a guardare, passaparola. Bisognerebbe guardare quello che c'è dopo, no? Il esatto, matrimonio, perché effettivamente, insomma. Infatti il mio primo romanzo era disneyano, perché appunto tutta la storia, a parte che si svolgeva in un periodo relativamente breve, era per il primo amore, cioè il traguardo era la prima volta, proprio l'amarsi completamente, anima e corpo, non solo corpo. Qui la storia, non dico che si bruci in due capitoli, però a mordente fin da subito, però appunto si evolve nell'arco di diversi anni, cioè da ragazzini, sì, a adulti, mondo del lavoro e tutto il resto. Però appunto ci sono le difficoltà, perché due si baciano, si mettono insieme, chiudo, se fosse così il libro finirebbe tipo pagina 8, 9, una cosa del genere. Io ho voluto esplorare, sondare quello che c'è dopo, i vari problemi. E può essere qualsiasi cosa, un'incomprensione, una gelosia,
un pensiero, una cena preparata per fare la sorpresa, andata a monte perché devo lavorare. Insomma, anche problemi abbastanza quotidiani. Comunque, assolutamente sì, molto sì, non ho voluto fare pratici. Cose tipo come si paga la circolazione della Ferrari, quello non lo so neanche io. Ieri parlavamo un po' della tua passione per la scrittura, per la lettura. E, appunto la passione per la lettura so che nasce grazie a tua madre, sì, anche se all'inizio avevi un certo rigetto nei confronti della lettura, è molto, vero? Ma non leggevo. Non è che avessi rigetto, che come diciamo tante persone dicono, io non leggo, non riesco a leggere. È come dire che io non ascolto la musica. Allora, può essere che uno piaccia poco la musica, ma ci deve essere qualcosa, anche una canzone, un artista, un album che ti piace. E nel libro, i libri sono così, secondo me. Se un libro è nelle mie corde, quindi un romanzo d'amore, come può essere, non so, un thriller, come può essere un Ken Follett, lo leggo anche in poco tempo. Mondo senza fine di Follett, 1500 pagine, l'ho letto in 5 giorni. Caspiterina. Ci sono libri di 100 pagine che sono ancora sullo scaffale, leggo una pagina al giorno. Quali sono i generi che non ami particolarmente? Ma io più che generi vado a autori, un po' come nei film, non guardo la trama, guardo chi recita nel film. Ah, ecco. Perché ci sono autori, perché l'amore, dovrebbero piacermi tutti i romanzi d'amore, perché io amo l'amore. Però poi dipende da come sono però scritti. Però c'è chi lo affronta in una maniera, c'è chi in un'altra. Però diciamo, se dovessi scegliere proprio un genere che tu dici no, questa cosa, anche se l'avesse scritto il mio autore preferito, questo genere qua, insomma... Non saggi e poesie, non sono molto nelle mie corde, ecco, mettiamolo. Quindi la saggistica la eliminiamo. Sì, ma conosci un argomento che mi interessa particolarmente, non è nelle mie corde. E quindi all'inizio, insomma, la passione per la lettura non era così fervida. Poi a un certo punto è scoccata la scintilla, è scoccato l'amore, un po' come nel tuo libro, no? Sì, esatto. E l'ho scoperto, ma anche abbastanza recentemente, pochi anni fa, perché dovevo presenziare una presentazione di Giuseppe Pederiali, che purtroppo ci ha lasciati prematuramente, e però non avevo una settimana di tempo e mi sono accorto che non avevo mai letto un suo libro. Ho detto, devo almeno leggerlo. Cominciamo. Allora, una volta per me un libro, mi ricordo alle medie, dico, avete 4 mesi per leggere un libro? Io, come 4 mesi? Non ce la posso fare. Cioè, ma libri, sì, grosso come il mio, cioè 200 sì, pagine. Sì, sì. E Pederiali aveva dei libri abbastanza corposi. Ne ho letti 2 in 3 giorni. E allora lì mi sono reso conto che ragionavo come gli altri, che un libro, grazie, lo leggo appena sono in vacanza. Perché adesso non puoi, oggi non hai un'ora, domani non hai mezz'ora. E mi sono reso conto che leggere mi piaceva. Infatti adesso per me, io leggo, non dico un libro al giorno, però 3-4 settimane, se ho tempo, tranquillamente. Ne divori. Sì, assolutamente. Se dovessi descrivere il tuo libro, come lo racconteresti? Un libro che vuole dire di non arrendersi mai. Di non arrendersi mai. Sì, perché i problemi parlando si possono risolvere. Chiaro che se uno dice no, non ce la posso fare, chiudiamo il libro e andiamo via. Però non esistono problemi, o comunque quelli che descrivo nel libro, con un po' di grinta, amor proprio e l'aiuto magari delle persone amiche si possono affrontare tranquillamente. Ieri dicevamo anche che già dall'adolescenza tu inizi a scrivere i tuoi racconti di vario genere a seconda del periodo che stavi vivendo in quel momento. E poi un giorno, deluso dall'ennesima fine di una storia d'amore, hai iniziato a scrivere un racconto tutto tuo. Perché dici tutto questo? Nel senso che no, parli della fine dei rapporti, la delusione, cos'è scattato in te in quel momento? Cioè questi sono un po' racconti autobiografici, prendono un po' spunto dalla tua vita, dal tuo vissuto, oppure sono slegati da tutto questo? Sì e no. Allora, intanto le esperienze sono puramente inventate, anzi sono quelle cose che avrei voluto vivere io, per esempio in Chapter Love, nel mio romanzo d'esordio c'è la scena di un bagno a mezzanotte nel fiume con 2 ragazzini, perché avevano 18 anni, 17, che si spogliano, chiaramente non integralmente, e vanno a fare il bagno e giocano a schizzarsi l'acqua. È una cosa per me romanticissima che avrei voluto fare. Non l'ho mai fatto, cioè io se andavo nel fiume a mezzanotte c'erano delle pantegane grosse come il mio braccio, non era proprio...
Tutta sì. Più c'era qualche volta ti tirava giù, non era bello. E allora un po' perché nella mia adolescenza ho lavorato, comunque ero già nel mondo, proiettato nel mondo del lavoro. I miei amici a Capodanno andavano nei capannoni a festeggiare fino alle 4, io servivo quelli che festeggiavano da me. Perché tu hai fatto anche il cameriere, sì, nel locale come, di mio padre. Come mestiere. Ah, io ho 15 anni, ho imparato a fare cameriere, pizzaiolo, receptionist. Insomma, c'era da fare, c'era da fare. Fare da subito. Esatto, che mi ha aiutato molto, tra l'altro, questa cosa. E allora ho descritto un po' quello che avevo voluto vivere, più sì, qualche aggiunta mia fantasiosa, certo. Invece caratterialmente il protagonista è molto simile a me. Claudio, sì, ma, o comunque tutti quelli dei miei romanzi. E com'è caratterialmente questo protagonista? Timido. Così parliamo anche un po' di timido, te. Non crede in se stesso, appunto pensa che nessuno lo voglia, che nessuno lo consideri, pensa che ogni cosa che scrive non vada bene, pensa che ogni sua idea sia una cavolata. Proprio il pessimismo fatto. Quindi queste sono un po' caratteristiche che ritrovi in te in un certo sì, senso. Sì, io qua mi ricordo per esempio io ho condotto, facevo registro in un programma radiofonico, la web radio, e mi ha chiesto la produttrice, l'editrice del programma, te la senti? Ho detto guarda, ci proviamo. Fammi vedere come si fa, se non sono stupido ci provo. Dopo 3 puntate, su Facebook, un mio contatto mi lascia sulla bacheca, ah complimenti, fai la puntata oggi, ma quanto hai studiato per fare il regista radio? Perché sei bravo. Guarda, oggi era la terza volta che lo facevo. Cioè, però io se decido di fare una cosa, ti ci metti, do me stesso, poi fai. Posso fallire, però senza rimpianti, quello almeno sì. Bene. Forse non è il mio mestiere, però do il 110%, poi c'è chi col 70% riesce a essere meglio di me. Beati loro, hanno le loro. Ma insomma. Io per esempio scrivo perché la mia grande tra virgolette passione era il disegno. Però considera che io faccio la casa col cammino, il sole che ride, io non riesco a disegnare, sono veramente un cane a disegnare. E mi sono accorto che invece a scrivere riesco ad esprimere meglio. Domani magari continuiamo a parlare di questo perché il nostro tempo per oggi termina qui. Io ringrazio ancora Roberto Baldini. Grazie per essere stato con noi. A proposito di noi, è il libro di cui parleremo per tutta questa settimana insieme al nostro autore. E adesso invece lascio il compito a Sara e Nico a concludere la nostra puntata in musica. E dopo ci leggi un altro pezzo, vero ben Roberto? Volentieri. A domani con le cantine di Platone. You love me 'cause I'm fragile, when I thought that I was strong. But you touch me for a little while, and now my fragile strength is gone. Set me free, leave me be, I don't wanna fall another moment into your gravity. Here I am and I stand so tall, just the way I'm supposed to be. But you're onto me, all over me. I try to make you see that you're everything I think I need is here on the ground. But you're neither friend nor bother, I can't seem to let you go. The one thing that I still know that you're keeping me down. You're keeping me down, yeah, 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 yeah. You're onto me, you're onto me, no over. Something always brings me back to you. It never takes too long. Adesso leggo un pezzo sulle tentazioni, appunto. Intervallo. Nessuno dei due si alzò dalle comode poltrone di velluto. Allora, come ti sembra il film? Chiese Karen. Pensavo peggio, in realtà mi sto divertendo. Vedi che avevo ragione? No, la parte del divertimento deriva dalla tua compagnia.
Queste frasi erano per Karen come un diretto sul ring, un dolce diretto. Vuoi una caramella, Karen? Sì, grazie, una ciliegia. Roman invece prese una barretta. Avrebbe voluto imitare Johnny. Karen aveva paura che lui volesse farlo, ma non andò così. Roman si limitò a un braccio sulla spalla. Karen non disse nulla. Vuoi un'altra caramella, Karen? Sì, grazie. Roman l'imboccò. Karen si sentì gelare quando, oltre al dolce della caramella, percepì anche qualcosa di caldo. Erano le labbra di Roman. Karen, nella sua mente, avrebbe voluto liberarsi, urlare, scappare da quel cinema, ma non lo fece. Chiuse gli occhi e si fece trasportare da quell'emozione, un'emozione sconosciuta, conturbante, intensa, feroce, appagante. In quel momento pensò a Claudio, ma l'ultimo pensiero fu per Roman.